siamo qui in un'officina. Questo perché? Perché se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito, mi raccomando, c'è qui sotto il pulsantino. Oggi siamo qui in un'officina che forse già molti di voi conosceranno, ovvero da Burani Moto qui a Monza, che praticamente è vicinissimo a tutto. Siete vicini da Lecco, siete vicini da Milano, siete vicini da qualunque posto. E qui tra l'altro c'è il BMW di mio cugino, se vi ricordate nell'ultimo video della pista di Misano l'ha comprato, lo lascio qui in alto a destra, così potete andare a vedere anche il video di Misano, non fate i sudici. E qui perché? Non solo perché mio cugino si affida al nostro magico Luca, che è già lì dietro, io lo sto guardando che sta già mettendo le mani sull'Aprilia, e infatti è lì, sta già armeggiando. Perché? Perché oggi appunto cosa andiamo a fare? Oggi andiamo a fare la manutenzione prevalentemente invernale del mezzo. La moto ha un po' di chilometri, l'ultimo tagliando è stato fatto circa 6.000 km fa, ma nel mentre ci ho fatto 3 pistate, ci ho fatto un po' di uscite in strada, come anche voi sapete, e dunque mi sembra più corretto fare un cambio olio e filtri e un po' di manutenzione regolare appunto per tenere la qualità del mezzo sempre al massimo livello, in modo tale da essere sempre sicuri e non avere mai, diciamo, spiacevoli inconvenienti. Mi tocco. Detto questo, qui abbiamo il nostro sexy Luca che oggi sta già lavorando. Abbiamo qui l'Aprilia, ogni tanto sta smontando tutta la parte perché il filtro olio è lì sotto. Abbiamo l'Aprilia col suo magico cerchio oro. Oggi andiamo a vedere e intanto ci gustiamo un po' di moto e andiamo a fare un po' di lavoro. Ok, la moto adesso, diciamo, è abbastanza nuda. Abbiamo tolto tutta la parte della crenatura di sinistra e anche la crenatura di destra. E ora Luca ci dirà, insomma, cosa andiamo a fare. Dici un po'. Ciao ragazzi. Allora, niente, noi qui stiamo andando a fare una manutenzione, diciamo, abbastanza semplice, ma obbligatoria, soprattutto nelle moto che comunque percorrono dei chilometri, non solo in strada, ma anche in pista. Allora, in pista tutto si accorcia, le manutenzioni si dimezzano rispetto alla strada, quindi doveroso e obbligatorio andare prima di tutto a cambiare l'olio motore con la sua cartuccia o filtro dell'olio. E io questo consiglio di farlo, se i chilometri sono solo di pista, almeno 500 km di cambiare olio motore e rigorosamente introdurre olio sintetico, niente oli minerali, soprattutto su moto di questo calibro qua. Altre manutenzioni semplici e poco costose da fare sono il controllo della catena di trasmissione, non solo come gioco ma anche come pulizia. In questo caso questa catena è stata un pochettino dimenticata, nel senso che va pulita con degli appositi detergenti e va lubrificata di nuovo. Come tensione può andare bene, in pista si tiene sempre, io lo ricordo a tutti che tanti sbagliano, si tiene sempre una tensione abbastanza lasca, non un po' più tesa come si fa sulla strada. Questo perché permette comunque alla ruota posteriore di non saltellare, che questo qui sarebbe un elemento molto fastidioso in fase di staccata. Quindi catena, diciamo che questo gioco qui è perfetto, ok? E in strada magari sarebbe troppo lento, ma così è perfetto. Altra cosa molto importante che va fatto, e magari più di una volta all'anno, assolutamente più di una volta all'anno, è la sostituzione dell'olio dei freni. L'olio dei freni è un olio che comunque si surriscalda tanto, soprattutto nel periodo estivo, perde le sue proprietà e quindi è giusto spurgare l'impianto e anche cambiare l'olio. Quindi è un'operazione abbastanza facile che lo si può fare anche con una bottiglietta fatta in maniera artigianale, dove viene raccolto il liquido dalla valvolina, quindi spurgo, e dall'alto si introdurrà olio nuovo che garantirà la frenata per qualche pistata, insomma. Bene, quindi insomma abbiamo capito cosa c'è da fare. Adesso l'obiettivo è andare a fare tutte queste procedure. Io ovviamente mi avvalgo delle competenze di Luca, che è anche una persona rinnovata nel settore. Basta cercare, tanto lo so che lo state già facendo, state cercando su Google chi è, cosa non è, cosa fa. Cercatelo, così anche voi fate un'idea di chi sia. E adesso guardate qua. A parte un po' di... ha raggiunto il suo chilometraggio, perché è un olio molto nero, molto sporco,
questo cosa fa? Questo, oltre a lubrificare sempre di meno il motore, è un olio che comunque, insomma, può essere per vita l'ha fatta nel tempo, okay. Ecco. Quindi questo adesso lo lasciamo solo per le patatine, lo mettiamo via, lo buttiamo e andiamo a fare tutte le procedure, e intanto noi ci gustiamo il tutto. Cosa importante, ragazzi, come dice anche il buon Luca, che tanto lui maneggia. Noi abbiamo tolto il filtro dell'olio. Bene, ma dopo non è che ci mettiamo il filtro a caso, anche per risparmiare un euro. Filtro rigorosamente originale, perché, come da logica, se l'hanno fatto e studiato in questo modo, sarà giusto così. Quindi noi adesso andiamo a finire di fare tutto lo spurgo, ci lubrifichiamo il nostro bel filtrino e dopodiché andiamo a mettere un olio. Che olio ci mettiamo, Luca? Ma del Moto 300V, come graduazione è un 10W40, direi che bello onesto e top olio. Nel mentre che il nostro olio continua a sgocciolare per bene, in modo tale che siamo sicuri che sia andato via tutto, il magico Luca ha preso già il macchinarietto bello sexy per fare lo spurgo dell'olio dei freni. Infatti abbiamo aperto il cosino, abbiamo tolto il polsino dei nostri amici di Rapid Bike, che è anche qui la loro magica centralina, la Rapid Bike Evo, che tra l'altro, se non lo sapete, anche Luca le monta qui in officina. E adesso stiamo andando, praticamente non so se si vede, le mani un po' incastrate perché la valvola di uscita dell'olio, praticamente la pinza ce l'ha lì dietro, è un po' incastrato, e allora un lavoro un po' blasfemo. Ma adesso andiamo appunto a sistemare lo spurgo del freno, a effettuarlo in modo tale che la nostra pinza e la nostra leva sia sempre bella duretta e pronta all'uso, che non ci faccia scherzi. E con questo macchinario, un po' di aria compressa, renderemo il tutto più semplice e veloce. Luca ha già richiuso tutto, lo spurgo dei freni è stato fatto, sta già rimettendo l'olio nuovo dentro il motore dell'Aprilia. Adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che quindi l'olio era giusto cambiarlo, lo spurgo dei freni è stato fatto nel modo corretto. Ora cosa ci manca? Ci manca soltanto andare appunto a finire di pulire un po' la catena e sistemarla. Abbiamo visto che comunque era tirata al punto giusto, pulire anche il filtro dell'aria e poi magari ci facciamo anche un giro qui, vediamo cosa c'è in giro, che mezzi particolari, tipo un BMW che è anche in vendita, l'S1000RR di mio cugino che sta facendo un po' di modifiche alle forcelle, cose un po' particolari, non so più le incarvi tutto, ma proprio bello. Anche lui ha un mezzo molto interessante, tutto carbonioso, molto bello. Ma qui abbiamo veramente di tutto e di più, R6, Suzuki GSX-R, Riuyo e altre cose molto interessanti, nonché un mezzo molto bello ovviamente. Ebbene sì, ragazzi, oggi come avete visto abbiamo anche chiuso l'Aprilia, mi sono messo il giubbotto perché fa un po' fresco e nulla. Quindi oggi cosa abbiamo visto? Che come manutenzione invernale, anche non solo invernale ma da fare sempre, se andate in pista vi ricordo ogni almeno 600, 500, diciamo dai 500 ai 700 km in pista è utile farlo, se no su strada ogni 5-6 mila km è consigliato. Cosa abbiamo fatto? Spurgo olio dei freni, cambio olio motore, sostituzione del filtro dell'olio, giustamente, pulizia della catena e pulizia un po', diciamo, di tutto il mezzo, che non fa mai male.
ringraziamo il nostro magico Luca, che adesso dietro, che è impegnato, che sta facendo un sacco di cose, che qua in officina c'è sempre qualcosa da fare. E mi raccomando, ragazzi, se vi serve qualcosa, tutti i link sono qui sotto in descrizione, andate a vedere. E come al solito, ci vediamo come sempre ogni domenica alle 18 per un nuovo video. Ciao, benvenuti.